per me in particolare è stata una grande emozione. Dai primi muletti con cui siamo partiti, l'abbiamo vista venire su e arrivare qui per noi è veramente una soddisfazione grande. Fare queste gesta con la Giulia è anche relativamente facile, perché ripartizione dei pesi 50-50, differenziale torque vectoring al posteriore che ripartisce automaticamente la coppia sulla ruota che ne ha più bisogno, e di conseguenza una macchina veramente ben controllabile e morbida nei comportamenti. Vediamo anche a 150 orari. La macchina, se va in sovrasterzo, è molto semplice da gestire, molto morbida. Un ritorno al futuro quasi, non al passato, perché abbiamo la tecnologia moderna applicata a quello che è la storia di questo marchio. Trazione posteriore, ma con tanta tecnologia che ci fa godere alla guida, letteralmente. Dallo sterzo molto preciso, molto brillante, ma leggero. Il nodo freni, che è gestito elettronicamente, ci dà delle performance molto elevate e sempre presenti, a quello che è l'handling della vettura. Nei suoi comportamenti in pista, scrive sull'asfalto con le gomme posteriori. Noi siamo partiti da quadrifoglio con uno sviluppo altamente tecnologico e l'abbiamo portato fino alla più piccola delle nostre vetture, il 2002 a gasolio da 150 cavalli. Oggi ne abbiamo dato un'ulteriore conferma, Giulia piace. Sempre un occhio alla sicurezza prima di tutto, e poi godiamoci la macchina.